È ora di andare. È stato un viaggio. Andiamo ad esplorare la Spagna. Hey Smaky, welcome to the stream. Benvenuto alla live. Smaky Smash ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Thank you, Smaky Smash. Ah, sei italiano? Così evito di fare qualche gaffe. Ah, meno male. Buonasera e benvenuta alla live. Grazie per il follow. Hai un nickname un po' particolare, quindi è per questo che l'ho chiesto. Detto, non devi evitare di fare qualche grossa gaffe. Smacky Mesh. Sembra uno scioglilingua, quasi quasi. Allora, approfitto per fare anche un po' di rifornimento. Ecco qua. Dimmi un po' qual è il tuo camion preferito? Smacky Mesh. Smacky Smash. Smacky. Facciamo così, faccio prima, dai. Anche il mio Scania. Che dici? Cambio in mezzo? Ne prendiamo un altro. Ne prendo uno in tuo onore. Che cosa ne dici? Ci facciamo questo viaggetto con lo Scania. Ok, allora. Vediamo un pochettino.
un concessionario in Spagna, se c'è Scania. In Portogallo, ok, va bene lo stesso. Allora, acquista online, visita concessionario. Allora, vediamo un attimo se in questa città ho il garage. Così, Scania S, ok. Ok. Facciamo in questo modo. Questo lo trasferiamo, questo camion. Non so qual è. Allora, facciamo così, compriamo lo Scania. Andrea, buonasera, grazie mille per essere passato in live a salutarmi. C'è Smacky Smash, Smacky Smash, è uno scioglilingua qua, l'amico Smacky Smash che ci è venuto a... ci sta onorando della sua presenza. E benvenuto anche a te, ovviamente. Allora, facciamo così. Prendiamo lo Scania, visita al concessionario. Allora, detto Scania S, giusto? Scania S, eccolo qua. Ok, perfetto. Allora prendiamo lo Scania S. Allora, personalizza. Un bel cambio, vediamo un po' quale va meglio. Questo qua mi sembra migliore. Ma io lo prenderei proprio vuoto, va? Allora, poi... Allora, io pensavo di... Stavo pensando di prendere la vernice, il paint job, questo qui della Iberia. Vediamo un po' se è disponibile. Ok, allora ho pensato di prendere questa qui come vernice. Scania R. Allora facciamo così, siccome Smacky Smash ha scelto lo Scania, diciamo il modello, Andrea, ti faccio scegliere tra tre configurazioni di colori. Allora, la prima è questa qui, Iberian Hunt. Poi la seconda belle classiche della Scania, quindi Scania Griffin Special oppure questo qui, quindi Iberia, riepilogo. Dove sta? Decidiamo qua, Iberia, quindi questa. Poi questa, quindi Vabis Metallic o Griffin Special. Andrea, a te la scelta. Metallic. Ok. È questa qui? Ok, perfetto. Continuiamo con la configurazione. Allora, io direi di lasciargli il suo scarico originale. Questo qui che mi garba molto molto. Ok.
poi le trombe, come al mio solito, le metto di due tonalità diverse. Allora, raga, chat, allora il lampeggiante, quale vogliamo mettere? Il primo, il secondo, il terzo, il quarto? A voi la scelta. Quale di questi qua? Il Bonfire, Space, Star o Nova? Ok, vediamo se Smacky, tu quale sceglieresti? Ok, vediamo un attimo se Smacky è ancora con noi. Allora, facciamo così. Visto che... Allora, quindi ho il 3 o il 4. Vediamo un po'. Questo è bello grosso. Vediamo un po'. Andrea, ok. Andrea, a te la parola. Allora, lo star è così. E il Nova è così. A te la parola. Star, ok, perfetto. Ma gli mettiamo un po' di cose personalizzate. Allora, pensavo di lasciargli fare così. Poi vediamo un po'. Allora, quale di questi qua vogliamo mettere? Degli stemma doppi. Originale 2. King of the Road Double bianco o questo qui Vabis Double? Vediamo un po'. Star. È sempre con te. Votate, 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 chat. King of the Road, ok. Quindi King of the Road. King of the Road Double, ok, perfetto. Exclusive cromato, questo è bello. Vuoto, e beh, questo non può mancare. Exclusive. Basso. Direi tutto basso, plastica. Plastica grigia con i fari. Allora, intanto mettiamo exclusive. Basso, 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 quindi Allora, sono indeciso se mettere basso verniciato, questo qui, oppure il verniciato questo qui, ma senza fari. Fari o senza fari? Chat, a voi la parola. Ok, quindi verniciato con fari, basso, giusto? Se ho ben capito. Basso verniciato. E questo qui? Ah, questo qui.
Giusto? Ditemi solo se va bene. Perfetto. Qui mettiamo qua cosa abbiamo messo. Allora, vediamo un po'. Intanto mettere un po' di cromatura. Allora, finestrino cromato o il verniciato? Quale di questi due? Verniciato, perfetto. Questo l'abbiamo messo che è Centurion, 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 eccolo qua. Che dite, l'accendiamo? A voi la parola. Di carba? E allora, se volete cosa vi dico? Permutiamo? Ok. Anzi, io direi acquistiamo così l'altro camion lo lascio qui. Perfetto. To. Aggressivo anche con il suo scarico laterale. E ora andiamoci a divertire. Ok, giusto. Viaggio Umberto. Perfetto. Allora, vediamo un po' cosa ci offre. Cosa ci offre la casa qua? Siamo in Portogallo, nel mitico Portogallo. Facciamo un unico viaggetto lungo oppure vogliamo farne più di uno? Sì, penso che molto probabilmente alle 21 farò una capatina sicuramente stasera.
Buon viaggio. Ok, si parte in carrozza. Guarda, se vuoi, solitamente io partecipo anche a un convoglio il venerdì sera dalle 22. Se sei interessato, se magari sei iscritto a Facebook, puoi andare in uno dei canali, questi qui che vedi in sovrimpressione, all'angolo dei simulatori, oppure anche quello lì della Dunkey Transport SRL. Con noi il venerdì partecipano anche altre VTS, insomma, se ti fa piacere puoi anche unirti a noi. È una cosa, lo facciamo molto in amicizia, in rilassatezza, insomma, ci divertiamo, scambiamo due chiacchiere strada facendo. Voltare a destra. Alla rotatoria, prendere la prima uscita. Ci divertiamo. Insomma, siamo uscire adesso. Stiamo veramente nella massima tranquillità. Poi vedrai che, insomma, ti renderai conto stesso tu che è così, insomma. Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. Qui termina il nostro viaggio. Oh. Bello questo Scania. Allora, io stavo pensando di prendere questo qui, il liner doppio. Voi cosa ne dite, raga? E ora mi trovi molto impreparato sulla cosa. Ci sono questi qui un po' più lunghi. Vediamo un po' quanto paga questo. Allora, questo. Ok, questo paga 35.000. Ok, direi che... Ok, vediamo un po'. Dove si trova? Eccolo là. È sempre così, ogni volta che... riparto da qui, lo trovo sempre in questo punto qua, il rimorchio. In confronto a quelli lì di American Truck, questi sono veramente piccolini.
quelli di American Truck sono enormi. Mettiamoci al lavoro. Pure i doppi. Doppi rimorchi. Voltare a sinistra. Solitamente io in questa diretta qui inserisco anche l'interfaccia del CB della stazione radio che ho qui. Purtroppo oggi, non essendoci molta propagazione, ho optato per non... Dub logistica su Trackers MP. Allo stesso modo anche su Steam mi puoi trovare. Tenersi a destra. Per cui se volete aggiungermi anche su Steam fatelo liberamente. Io poi quando termino la live accetto l'invito senza alcun tipo di problema. No problem. A sinistra. Oh, finalmente. Ottima scelta. Però devo modificare un po' la posizione del sedile. Questa non si fa mai nella realtà, questa cosa in movimento. Tenersi a sinistra. Tenersi a sinistra. Brecco a canale. Ecco qua. E il sound del vuoto è inconfondibile. Questo quale ponte? Ponte di Bruccolino. Ah, qui c'è il casello. Quando venite sulla mappa Iberia e vi trovate caselli in Portogallo o in Spagna, prestate attenzione perché rispetto
alle altre mappe, solitamente i mezzi pesanti passano tutti sul lato, tutto a destra. Sono gli ultimi due caselli. Infatti io diverse volte quando mi sono distratto ho preso certe tramvate sulle corsie, quelle riservate alle auto, perché in pratica c'era la limitazione fatta con i pannelli sospesi, quelli lì dove dicono praticamente la misura dell'altezza massima, e lì un sacco di volte, per almeno 3 o 4 volte in maniera distratta, ma li ho presi in pieno. Poi dopo ho iniziato a prestare maggiore attenzione. Poi, per quanto riguarda questa mappa, personalmente la trovo ben fatta, considerando anche che ci sono i punti panoramici. In pratica alcuni punti, in alcuni punti si possono vedere le animazioni dei luoghi visitati. Ah, non lo sapevo. Su Eurotrack non li ho mai visti, se ti riferisci, diciamo così, a quelli di Eurotrack. Però sicuramente ci saranno corsie riservate ai caselli autostradali in Inghilterra. The United Kingdom. Com'è la live? Da problemi, si blocca oppure è fluida? Ecco qua. Adesso ci mettiamo. Ah no, questi qui no, si possono anche. Perfetto. Oppala. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Uscire a destra. Non ci si può distrarre, che questi subito passano all'attacco. Ai ai ai. Qualcuno di voi gioca ad Eurotrack? Io per esempio Eurotrack lo uso poco, però quando è uscito all'inizio ero un po' scettico e titubante sul fatto di acquistarlo o meno, però poi ho provato la demo presa su Steam e ho visto che era particolare come gioco. Infatti poi, dopo averci giocato una mezz'oretta, non ci ho pensato due volte ad acquistarlo. Infatti, da allora diciamo che, seppur non ci gioco in maniera piuttosto frequente, però quando mi devo divertire o
Mi voglio rilassare, vado lì e insomma sperimento le strade American Streets Roads. Sì, anche se io sinceramente sono sempre stato una persona, sono sempre stata una persona che prima di dare un giudizio anche su un gioco, un'applicazione, devo veramente passarci almeno un'oretta e mezza. Ciao Fairbus, buon pomeriggio, buonasera, ben trovato. Insieme a noi qui c'è Andrea e l'amico Smacky Smash, che il nome è uno scioglilingua. Ragazzi, qui c'è l'amico Fairbus, un altro amico streamer. Noi qua siamo una grande famiglia. Quando siamo in live o se passiamo e accediamo qui a Twitch, ci passiamo sempre a fare, sempre a salutare, sempre ad augurarci una buona live. Siamo una grande comunità virtuale. O sbaglio, Fernbus. A te come procede farming? Hai visto un pochettino quando conviene, e soprattutto in che mappa conviene la raccolta delle barbabietole e patate? Con una delle mod di cui ti ho parlato, quella lì mi sembra per le patate premium. Quelle lì ti fa anche parte del cibo per i maialozzi. Quindi se tu c'è l'allevamento, hai anche diciamo parzialmente risolto il problema di come preparare e di cosa dare agli animali, ai maialozzi. Perché anche per loro c'è una sorta di razione mista, che ci sono appositi macchinari che le creano. Tipo carro miscelatore, però sono fissi, quindi una volta posizionati poi devi soltanto caricare la materia prima e poi loro lo trasformano in una super pappa. Fernbus 08 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie Fernbus. Thank you, very grazie. Comunque ti ho detto, con quella macchinario che è lo stesso di quello che prepara la razione mista per le mucche e le vacche, dello stesso pacchetto, diciamo così. Lo trovi. Fernbus, io poi quando finisco la live faccio un raid. Per gli amici che sono in live mi farebbe enormemente piacere se restaste anche al termine della live per fare un po' di compagnia all'amico Fernbus. Ok, perfetto, alle 19.
Ciao Andrea, grazie ancora per il follow e torna quando vuoi nel canale anche a salutare. Mi fa sempre piacere. Raga, se vi va, seguite anche Fernbus, l'amico Fernbus. Grazie ancora Andrea, buona continuazione e buona cena se vai a cenare. Grazie ancora. Ciao. Tenersi a destra e poi uscire a destra. A destra e poi uscire a destra. Ah, ma qua è interrotto. Ai ai ai, vabbè. Uscire a destra. Ok, cerchiamo un nuovo percorso. Allunghiamo di appena appena un centinaio di chilometri. Ahia, anche dal lato opposto è chiuso. Qui è da studiare l'itinerario, ahimè. Vediamo un po'. Accostiamoci un attimo qua. Allora, tornare indietro non si può. Mamma, è un macello. L'unico modo è. Beh sì, per forza così. E allora, visto che ci troviamo, esploriamo questo punto. Andiamo. È l'unico modo. Scusate, scusate. Mamma mia. Tenersi a sinistra. Invasione, brutta invasione. No buono, no good. Uscire a destra. Tenersi a Ah, destra e poi ecco. uscire a Ah, destra. perfetto. Ho mancato una battuta. Uscire Ai ai ai. a destra. Uscire a destra. Chi di voi ha provato il Renault, il nuovo Renault, il Renault T? Io l'ho utilizzato. E devo essere sincero, non è male. Ha un buon rapporto Andiamo dritti. consumi potenza. È veramente incredibile il freno motore, retarder molto aggressivo, molto forte. Una frenata incredibile. Andare dritti. Tenersi a destra.
Sempre dritto. Seconda uscita. Alla rotatoria prendere la seconda uscita. Seconda uscita, giustamente. Tenersi a destra. La prima è completamente sbarrata. Uscire adesso. Uscire adesso. Pam 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 pam. Parapam. Grazie a tutti, grazie. Thank you, thank you, thank you. Tenersi a destra. E chi si muove? Zorita, Ciudad Real. Città reale. Credo, Dovrebbe essere Città reale. Madrid? Ciao, aiuto! Chi c'è c'è, chi non c'è non c'è, giustamente. Rio Guardiana. Stavo rischiando di andare giù dal ponte.
via. Sembrano gli ulivi che si trovano nelle zone agricole in Puglia. Voltare a destra. Ciudad Real. Città reale. Alla rotatoria prendere la seconda uscita. Perfetto, seconda uscita. E andiamo. Uscire adesso. Adesso. Puerto La Blancalano. Non è male. Fatta molto bene questa Iberia. Questa mappa Iberia. Da notare le case. Hanno fatto veramente un ottimo lavoro gli sviluppatori. Veramente fatto un ottimo lavoro. Prendere la prima uscita. Ne è valsa la pena attendere un anno e mezzo. Tenersi a destra. Un anno e mezzo. Perché il lavoro che è stato svolto in maniera perfetta. Ora toccherà a noi abituarci anche ad alcuni cambiamenti radicali per quanto riguarda le versioni di Eurotrack. Per quanto riguarda ovviamente il discusso comparto luci. Diciamo che ci siamo abituati a quelli che erano fari non molto realistici, specialmente quando si accendevano i fari sul tetto, sulla barra degli accessori, insomma di sera, quelle luci che andavano ad illuminare le montagne sembravano fari della contraerea, perché le luci lì erano, come dire, erano molto molto accentuate, mentre invece adesso le luci sono molto, ma molto, ma molto più realistiche e reali. Prendere la terza uscita. Ovviamente, essendo una versione del gioco, seppur già hanno fatto una prima patch, però richiede ancora diverso tempo per migliorare.
come ad esempio la parte cromatica sulle superfici grigie dove batte il sole, ovvero i canali di sculo ai bordi delle autostrade, specialmente quella lì della Spagna. Andiamo qui, quasi quasi farei una foto a volo a volo, molto a volo, alla statua che c'è lì, non so di che cosa si tratta. Allora, leggera saturazione, campo visivo, ok, sfochiamo soltanto le montagne, ok, perfetto, procediamo. Beh, meno male che non c'era nessuno dietro. Per fortuna. Alla rotatoria prendere la seconda uscita. Ok, seconda uscita. Uscire adesso. Perfetto. Ok, adesso andiamo ad esplorare questa città che si chiama Puerto La. Credo, eh. Alla rotatoria prendere la prima. Ecco il Renault Evo, l'ultima versione del Renault. Uscire adesso. Puerto Llano, Puerto Llano dovrebbe essere. Andate. Puerto Llano. Tenersi a sinistra e poi uscire a sinistra. Ok, giriamo, andiamo ad esplorare quell'area. Uscire a sinistra. E poi proseguiamo. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Verso la meta. Meta di Sorrento. Uscire a destra. Pam 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 pam. Oh yeah. Chris che non è riuscito a trovare un carico. Oh, ottimo. Ragazzi, abbiamo scoperto un altro punto panoramico. Ottimo. Poi cercherò di riassumere tutti i punti panoramici esplorati sulla mappa in un unico video. Prepararsi a voltare a sinistra. Vediamo un po' se riusciamo ad esplorarli tutti. Allora si fa questo collage. Prepararsi a voltare a sinistra. Voltiamo a sinistra. Voltare a sinistra. Siamo anche fortunati che stiamo esplorando questo punto durante il giorno con la luce del sole. Prepararsi a voltare a sinistra. Ok. Vediamo un po' di cosa si tratta. Via. La raffineria di Puerto Llano. Puerto Llano. Puerto Llano. La centrale con i suoi punti a crocco, non si può dire. Il parcheggio, bello questo parcheggio.
La guardiola qui siamo entrati prima. Polo ferroviario. Le condutture. Beh, interessante. Ottimo, ragazzi. Abbiamo esplorato anche un punto panoramico. Perfetto. Ora proseguiamo. Bello. Bella sta mappa. Come si dice dalle mie parti, è fatto proprio a guerra. Proprio a guerra sta mappa. Ovvero che gagliarda, come si dice a Roma. Prepararsi a voltare a destra. Fatta bene. Voltare a destra. Voltare a destra. Pam, 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 pam. Esploriamo quell'altro pezzettino di mappa. Voltare a destra. Perfetto. E qui è da dove siamo venuti. Perfetto. A voltare a sinistra. Le trombe funzionano. Voltare a sinistra. E voltiamo a sinistra. Chat, ci siete? Non vi sento, vi sento troppo silenziosi. Mandate qualche icona su. Se proprio siete così timidi. Su, dai, fatevi sentire un attimino. Ciudad Real. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Ok. Uscire a destra. Yeah, pam 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 pam. Yeah, yeah. È un punto di controllo? Ah no, è un'industria. Prendere la terza uscita. Un'area di sosta nell'area industriale, nel polo uscire industriale. Adesso. Cordoba, la famosa città da cui prende lo spunto in una delle famose automobili della Seat. La Seat Cordoba. Era fra le auto che mi piacevano, insieme alla vecchia Seat Ibiza. Poi le hanno un po' cambiate lo stile. Sono sempre delle belle auto, hanno degli ottimi motori. Ma ah, è un incidente, ok. Ottime auto. Seat Ibiza System Porsche. Chi di voi se la ricorda?
Erano la fine degli anni 90, metà degli anni 90, inizio dei 2000. Altri tempi. Quando all'epoca non c'era la tecnologia, c'erano Prepararsi a voltare a destra. i primi cellulari, ma non erano smartphone, erano dei veri e propri mattoni, erano molto Voltare a grandi, destra. ma avevano una batteria che durava veramente tanto, tanti giorni, erano molto robusti. Infatti, il mio primo cellulare è un Motorola 8007, nel periodo in cui c'era la leva obbligatoria. Mi cadde dalla brandina nella camerata della caserma, cadde a terra e si staccò la batteria. Io in quel momento ho detto chissà. Ho rotto il cellulare, invece nulla, l'ho alzato, il display nemmeno un graffio, ho inserito la batteria e ha continuato a funzionare. Due linee di display, però prendevano ovunque quei cellulari, infatti avevano l'antenna estensibile, si allungava e erano qualcosa di eccezionale. Non avevano software particolarmente evoluti che li gestivano e quindi i cellulari di una volta erano sicuramente fatti prettamente per chiamare, ma anche per messaggiare. E il vostro primo cellulare qual è stato? Il mio, il Motorola 8007, come vi ho anticipato. Tenersi a sinistra. Tenersi a sinistra, perfetto. E noi ci teniamo a sinistra qua. Diciannove Durango 74 ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Oh, grazie per il follow 19 Durango, benvenuto. Grazie mille per il follow e benvenuto alla live. Stavo parlando di telefoni cellulari e ho parlato del mio primo telefono cellulare che era un vecchio Motorola 8007, uno di quei cellulari grossi a mattoncino con la batteria che durava diversi giorni. E invece il tuo primo cellulare qual è stato? Se ti va di scambiare due chiacchiere. So che è inusuale, ma è un qualcosa che può sbloccare anche qualche ricordo. Comunque, ancora grazie per il follow, benvenuto, grazie ancora.
Eccoti, bentornato, benvenuto. Buonasera, buonasera, brecco brecco a canale. Benvenuto alla live. Ciao, qual è stato il tuo primo telefono cellulare? Il mio è stato un vecchio Motorola 8007 del 1997 o / 98. StarTAC, ah, mitico StarTAC, ragazzi. Stiamo parlando di una tecnologia che all'epoca faceva parlare. Eh sì. Ricordo, era uno dei cellulari più quotati dell'epoca. Mamma mia. Mi hai sbloccato tu un ricordo, altro che io a sbloccarlo a voi. Sì, sì, era la primissima telefonia mobile. Sì, anche io l'8007 quando mi fu regalato da mio padre all'epoca, sì, pure 1.300.000, 1.400.000. Sì, grosso modo quelli erano i prezzi. E poi, se ben ricordi, con quei cellulari riuscivi a chiamare ovunque. Allungavi l'antennina e ti prendeva anche sotto le gallerie. Erano anche... Sì. Ah, sì, perché quelli erano... con i contratti, giusto. Io con l'8007 mi sono tolto delle belle soddisfazioni. Io sono della provincia di Napoli e quando mi capitava spesso di entrare nelle gallerie della tangenziale di Napoli, ero al telefono, il telefono prendeva ancora. Ovviamente non erano gallerie lunghissime. Però per farti capire, insomma, che all'epoca quei cellulari, non vorrei esagerare, ma si può dire che prendevano anche sottoterra. Senza poi contare la durata della batteria, che durava un'eternità, ma davvero tanto duravano le batterie. Erano ingombranti come cellulari. Però rispetto ai cellulari di oggi, erano grezzi, ma andavano una favola. Poi c'era... Poi uscì quel Motorola che si apriva a tipo conchiglia, che adesso lo StarTAC pare si chiamasse, giusto? StarTAC in GSM. E poi ne uscì un altro ancora, sempre in Motorola, che era molto piccolo, sempre con l'antennina estraibile, con una batteria rettangolare. Però di questo cellulare qui, se non erro, stiamo parlando già dei primi anni 2000, se non vado errando. Ah, quella lira con la famosa 50.000 lire
Siera dei Signori. Durava un'eternità, durava. Ci mangiavi pizza, bibita, mettevi la benzina, andavi a ballare. Ah, sì, anche il Nokia, sì. Quando è arrivato Nokia poi ha iniziato a fare la concorrenza a Motorola. Che poi Nokia aveva il suo sistema operativo Symbian, se non ricordo male. Si chiamava. Ma parliamo di proprio di cellulari con che emettevano radiazioni a gogo. Ecco, bravo. Un qualcosa, io mi ricordavo vagamente un qualcosa del genere. Io ricordo che con l'8007 la settimana la batteria la caricavo uno o due volte a settimana, non di più. Sony Ericsson. Sì, e iniziamo a parlare di cellulari poi con l'antennina più corta fissa. C'erano anche i NEC all'epoca, NEC, che poi erano poco diffusi, diciamo, poco usati. C'era quello lì che aveva i tasti rotondi molto grandi. Sì, il 3310, mi ricordo. Sì, che con la composizione manuale. Che poi la suoneria più diciamo semplice tra virgolette da realizzare era quella di Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours. Poi c'erano anche le guide cartacee su come comporre le suonerie, perché se ben ricordi le suonerie in abbonamento costavano l'occhio, l'ira di Dio costavano. Bravo, sì. Io quella lì di L'Amour Toujours riuscii a comporre sul Nokia. E poi man mano sono iniziati ad uscire i cellulari questi qui con la fotocamera. Cioè, nulla a che vedere con i cellulari di oggi, però diciamo che per l'epoca pure il 6600 era qualcosa di incredibile. C'erano le applicazioni che potevi utilizzare, le suonerie polifoniche. Leggeva gli MP3, quando all'epoca gli MP3 erano praticamente ancora sconosciuti come formato audio, ma molto diffuso poi sui vari programmi Napster, queste cose qua. Le batterie intercambiabili che potevano essere anche sostituite. Alla rotatoria, prendere la prima uscita. Io ho ancora uscita conservato adesso un Nokia 6600. Ce l'ho come un cimelio. E anche quel cellulare, se non ricordo male, si potevano sostituire le cover frontale e posteriore.
prepararsi a voltare a sinistra. Erano altri tempi. Voltare a sinistra. I tempi in cui c'era la Summer Card con la Christmas Card. Perché poi le telefonate costavano. Siamo arrivati a destinazione. Alla prossima. E i soldini erano, diciamo, quelli che erano. I mitici anni 90. / primi 2000. Oh! Ho allungato di qualche chilometro. Beh, 550 chilometri. Allora, vediamo un po'. Ne faccio uno un po' più breve. Sì, io il venerdì solitamente insieme ad altri amici facciamo un convoglio. Sono amici dei gruppi di cui vedi i link in basso alla grafica, quelli della Danke Transport SRL e l'angolo dei simulatori. Se ti fa piacere aggregarti, puoi anche se hai Facebook iscriverti a uno di quei gruppi e poi insomma puoi ricevere ulteriori informazioni sull'itinerario, se ti fa piacere. Ok, andiamo. La mappa questa qui la porto sempre in single player. È raro che vengo in multiplayer. Però il multiplayer ci gioco, questo sì. Se vuoi puoi aggiungermi anche su Steam, Dub Logistica, così magari... quando sono online, insomma. Voltare a destra. Io senza promos ci ho giocato pure per un periodo, però avevo notato un calo di fotogrammi. Però tutte le mappe, tutte le DLC mappe di Euro Truck, per cui non ho grossi problemi a muovermi nel continente europeo. Alla rotatoria, prendere la... Ci sono gli amici della Danke Transport SRL che il lunedì fanno il convoglio in promos. Magari puoi partecipare con loro in promos. Io solitamente esco sempre, diciamo così, in mappa liscia. Alla rotatoria, prendere la prima uscita. Basta scrivere il comando. Scrivi il comando punto esclamativo social amici, tutto attaccato. E così trovi tutti i riferimenti dei canali social di cui ti ho parlato prima, che eventualmente se ti va, insomma, puoi venire a salutarci anche lì, che sono in questi due gruppi qua. Ai ai ai,
Tenersi a destra. Uscire adesso. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Il link che vedi nella chat sono... Ciao Gire, buonasera, grazie per essere passato in live. Insieme a noi qua stasera c'è l'amico Durango. Tenersi a sinistra. Durango, l'amico Gire è un altro amico streamer. È un altro degli amici che quando uno di noi è in live passiamo sempre a salutarci. Gire, com'è andata la live? Io qui al momento, per ora, non sto riscontrando grossi problemi tecnici. Dopo aver riconfigurato il programma per lo stream. Hai visto com'è bella la Edomap? Fatta proprio bene. Poi specialmente con l'autolivellante, quella mappa è qualcosa di spettacolare. Hanno fatto veramente un lavoro eccelso, veramente eccellente. Infatti mi sa che devo riprenderla, perché l'altra volta ho fatto una breve introduzione, ho lavorato soltanto il primo campo, però poi dedicherò una live anche a farming, alla Edomod, alla mappa Italia, che nell'ultimo periodo mi sto dedicando anche un pochettino di più a Ranch Simulator, che poi a giugno, mese prossimo, uscirà un aggiornamento. E quindi che permetterà di poter costruire in altri punti della mappa e non solo su quelli lì prefissati come adesso. E comunque raga, io vi dico che qua nella mappa Iberia è molto facile prendere le multe. Mannaggia la miseria. Ne ho prese proprio... Ne ho collezionate tante. Su Trackbook ho visto. Sono quasi 7.000 euro di multe. Qua come sfori di qualche chilometro orario in più la velocità... Paf, ti fanno subito la sfogliatella, come si dice dalle mie parti.
Allora, ci siamo quasi, ragazzi. Gire, gire. E questi sono i fari abbaglianti. Sì, gire. Un vecchio G27 che ho revisionato io. Revisionato, insomma. L'ho pulito un po'. Ho ingrassato gli organi di sterzo del volante. Ho pulito i potenziometri alla pedaliera, ingrassati anche i carter, i proteggimolla, puliti i potenziometri. Insomma, ho fatto un po' di lavori e niente, dopo 9 anni mi sembra pure giusto. E dopo 8 anni ovviamente ho sostituito le molle originali con quelle lì un po' più dure, perché all'inizio ci giocavo su PS3 a Gran Turismo e quindi quelle molle, il freno e l'acceleratore li ho proprio stressati. E niente, mi sto trovando bene. Nonostante i 9 anni di vita, però mi trovo bene, veramente bene. L'ho comprato nuovo, all'epoca pagato 2,99, quindi 300 euro. Però c'ha tutto, c'è il cambio con vari pulsanti e mi trovo veramente bene. Unica neo è soltanto il fatto che per adattare gli altri volanti c'è bisogno di adattatori, però quello poi non è un problema, perché voglio dire, se uno non ne fa un uso, come dire, di quelli lì che devono fare le derapate, come si dice, insomma il drift, ecco, se uno non deve fare il drift, ha più che bene per i giochi, diciamo, di simulazione tranquilla. Anche se comunque sono robusti, però a parte questo è un ottimo volante. Mi trovo veramente molto molto bene. Alla rotatoria prendere la seconda uscita. Seconda uscita. Police. Polizia, por favor. Muchas gracias. Ottimo il G29. È un po' il G27, diciamo così. Solo che lì, se non ricordo male, cambio, la leva del cambio va acquistata separatamente, se non ricordo male. Io ho un portavolante di quelli lì in metallo. Quelli semplici, che sono regolabili in altezza. Anche questo qua ce l'ho da... Questo mi sa che ce l'ho da... Eh sì, anche questo da 9 anni. E il metallo è un po' di acciaio, alluminio qua. Però per quello che devo fare io va più che bene. Sì, il cambio è a parte, sì, sul G29. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Ti piacciono le cose proprio easy. Uscire a destra.
Io ne ho visti diversi diverse postazioni. Queste qui fatte Placeit, pare che si chiamava. Però quella lì, diciamo, per me era troppo. Cioè, è veramente fatta bene. Poi ce ne sono altre che su Amazon l'ho visto che c'era un sedile con una specie di tavolino sul quale mettere il volante. Ah, ottimo, 2,29. Ma 2,29 è una postazione, diciamo, con il sedile con la struttura in metallo. Ah, ecco, sì. Io sarò sincero, ho dato un'occhiatina così, giusto per farmi un'idea. Però, diciamo così che al momento non ho questa necessità, perché tutto sommato ho questo vecchio portavolante, insomma, che non mi dà problemi. Ma ultimamente vibra un po', però magari faccio un foro passante sullo stilo che scorre quello lì per fissare il volante e non dovrebbe vibrare più. Perché al momento la vite va a forzare sulla parte esterna. Invece facendo un foro passante la vite entra di più, per cui va a battere sulla parte interna e dovrebbe reggere molto meglio, anche sotto le vibrazioni. Questa è l'illuminazione reale. Non è scarsa, ma è reale. Anche i fari. Playmobil. Tenersi a sinistra. Mettiamoci a sinistra. Ecco, canale, brecco a canale. Oggi propagazione non ce n'è sulla banda del CB. Almeno fino a un'ora e mezza fa, un paio d'ore fa. Vediamo un po' stasera se riesco a fare un DX. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Un collegamento a lunga distanza. E faccio una live però su YouTube, sul canale della stazione Uscire radio. a destra. 1 RGK 539. Propagazione permettendo, vediamo un po' quale nazione riusciamo a collegare. Che poi dovete sapere che è più facile che io riesca a parlare, che ne so, col Brasile piuttosto che la Francia, la Germania, perché
Cioè, la Germania piuttosto che con il nord Italia o nel centro Italia. Sì, 1RGK539. È l'unico che quando accedi c'è il tricolore italiano e poi c'è scritto 1RGK539 con il simbolo di Facebook e YouTube. Grazie, grazie Durango, sei veramente gentile. Se ti appassiona, insomma, c'è anche su Twitch il canale. Ho fatto anche un paio di video. Comunque, se ti fa piacere, magari se ti va, insomma, fai crescere anche un po' il canale 1RGK539. E quello lì io lo metto in funzione quando c'è la propagazione. Di questi tempi, diciamo che nel 2020. Con la tecnologia, grazie Durango. Dicevo che con la tecnologia digitale, quando utilizzi mezzi di comunicazione analogici e soprattutto, diciamo così, che non erogano una potenza elevatissima. È sempre una scommessa, nel senso che se lanci la tua chiamata, non è detto che qualcuno possa sentirti, Tenersi a sinistra. perché io, ad esempio, non essendo un radioamatore, utilizzo un CB e il CB è a 4 watt di potenza in uscita. Poi come dire, disturbi elettromagnetici dovuti a fattori quali tempeste, poi disturbi elettromagnetici dovuti a lampadine a LED piuttosto che alimentatori, diciamo, di bassa qualità che creano disturbi nella radio, insomma, si riesce più o meno a fare questo DX, ovvero le chiamate a lunga distanza. Nella prima live che ho fatto è in inglese, ovviamente, però ti spiega un pochettino come funziona la propagazione delle onde elettromagnetiche. Sarò brevissimo qui. Funziona un po' come funziona così. Normalmente durante l'arco dell'anno, quando due stazioni fanno chiamata, devi immaginare che il Tenersi a segnale destra e uscire a che destra. sfrutta le antenne omnidirezionali come la mia, viaggiano a Uscire a 360 destra. gradi. Quindi l'onda elettromagnetica, il segnale viene messo anche oltre in senso orizzontale, anche in verticale. Poi c'è da considerare che l'atmosfera ovviamente assorbe le onde elettromagnetiche, mentre invece in alcuni periodi il segnale rimbalza sull'atmosfera e diciamo così è come se venisse a creare una specie di triangolo. Quindi quello che normalmente si fa parlando con un'altra stazione nel senso orizzontale e ovviamente privi di ostacoli, quindi significa che la mia antenna, se non ha ostacoli Tenersi a sinistra. con l'altra antenna, il segnale arriva a una certa potenza. Quindi
Però la banda CB, o cosiddetto baracchino, negli ultimi anni si è un po' svuotata. Quindi io, se accendo il CB e non c'è propagazione, io sentirei quelle poche stazioni che, come si dice in gergo, modulano, ovvero che chiacchierano a livello locale. Quando invece c'è la propagazione, il segnale di chi lo emette può percorrere chilometri e chilometri e quindi raggiunge le distanze enormi. Però c'è un fatto, che quando tu lanci il segnale si crea una sorta di triangolo fra te e l'altra stazione. Quindi che cosa significa? Che se io mi trovo nella cosiddetta skip zone, cioè quell'area che si trova giusto a centro rispetto a due stazioni che si riescono a parlare, se io provo a fare chiamata, loro non mi sentono, non mi ascoltano. Magari il mio segnale potrebbe andare a finire più lontano, però non sempre è così, perché poi bisogna sempre calcolare la potenza con cui questi apparati radio escono, e solitamente questi qui sono radioamatori, quindi escono a meno con 30 watt per arrivare fino a 500 watt chi ha i cosiddetti lineari di potenza, e quindi sono degli amplificatori di segnale radio in uscita. Comunque, in conclusione, la radio, se fai una chiamata puoi essere fortunato che ti sentono. Allora, la 15.000 chilometri, il mio DX più lontano, 15.000 chilometri. Sono riuscito anche a parlare con il Sud America, quindi il Brasile, che è un qualcosa di incredibile. Però ho collegato anche la Thailandia, delle piccole isole del Giappone, e mi sono tolto delle belle soddisfazioni. Il giro del mondo, vabbè, ti ho detto, funziona un po' come un triangolo, però i radioamatori che hanno le antenne direttive, loro sicuramente possono tranquillamente parlare con chiunque, perché il segnale viene convogliato in determinati punti. Sì, diciamo che il segnale viaggia, ma non viaggia più in seconda classe, ma è come se viaggiasse in prima, come dice il grande Ligabue. È un qualcosa di affascinante. Ovviamente chi è un po' più grandicello come me riesce ad appassionarsi. Poi ci sono anche quelli lì che dicono la radio, no, c'è internet, i cellulari, e ho provato a spiegare che non è così scontato che qualcuno possa sentirti quando fai chiamata. È un mondo particolare la radio. Poi non è solo fonia, ma attraverso software specifici e con l'aiuto di un computer puoi anche inviare immagini anche a migliaia di chilometri, come ho fatto io col Brasile e diversi altri paesi. Insomma, arrivano delle belle soddisfazioni. Basta che vai anche su Facebook, se hai Facebook, 1RGK539, e lì puoi vedere anche le attività in passato che ho fatto con questo tipo di attività di invio e ricezione delle foto, che si chiama MMSTV, che sarebbe il software che convertendo i suoni della scheda video compone delle immagini. Chiedo scusa se vi ho un po' annoiato con questo discorso, però
Diciamo che ne parlo, è una delle mie passioni, la radio, insieme alla fotografia. Ti ringrazio. Diciamo che è come capita, ecco, perché cioè, non tutti si soffermano su questo vecchio e collaudatissimo mezzo di comunicazione. Che poi parliamoci chiaramente. Se si spengono i ripetitori dei cellulari, sono solo le stazioni radio, i radioamatori che possono comunicare. Un po' come è successo quando c'è stato il terremoto nell'Abruzzo e nel Lazio e in Umbria. E quelli che hanno lanciato l'allarme sono stati i radioamatori. Quindi è anche un bene. Quando si vede un'antenna su un tetto, è sempre meglio vedere antenne radio perché alla fine poi non disturbano nemmeno più la televisione, perché tutto ciò che passa è analogico. La TV invece adesso è digitale. Quindi parliamo di frequenze diverse. Parliamo di frequenze UHF, Uniform Hotel Sierra, contro invece quella degli 11 metri che sono 27 MHz. Quindi stiamo parlando di frequenze completamente opposte, cioè non potranno mai andare a disturbare. Cosa che in passato avveniva perché la televisione all'epoca era in analogico e quindi chi aveva un lineare che diciamo così era bello potente, là sì, poteva disturbare Tenersi a sinistra. la televisione. Io ad esempio l'antenna radio ce l'ho montata sopra le antenne della televisione, non da alcun problema. È Tenersi a sinistra. una Sirio Game Master l'antenna, mentre invece il CB è un President Jackson prima versione. Tenersi a sinistra. Figurati di che ci mancherebbe. Poi lì magari su quel canale lì man mano insomma inizierò a fare un po' di piccole lezioni anche sull'alfabeto fonetico internazionale. Farò un mini tutorial così proprio Tenersi a sinistra. perché chi sente November Sierra Papa per esempio sa che NSP significa, sono le lettere dell'alfabeto. Lo spelling, fare lo spelling come si dice in inglese. Oh via, siamo quasi arrivati.
Pam pam. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Uscire a destra. Alla rotatoria, prendere la terza uscita. Uscire adesso. Che taffè. Alla rotatoria, prendere la prima uscita. Tenersi a destra. Uscire adesso. Tenersi a destra e poi voltare a destra. Voltare a destra. Abbiamo finito. Grazie a tutti per avermi seguito. Volevo ringraziare tutti coloro che hanno dato il privilegio a questo canale di averli come follower e a tutti coloro che sono passati in live a salutarmi. Per chi volesse, in descrizione trova i miei canali social per passare a fare un salutino o semplicemente per dare qualche suggerimento. Ragazzi, grazie mille. A breve vi chiedo soltanto se vi va di restare qualche minuto nella live dell'amico Fernbus. Gli diamo una mano a far crescere anche il suo canale. Grazie a tutti voi per avermi seguito e contattatemi sui vari social se vi va. Grazie a tutti, grazie veramente di cuore.